signorina Sally? Mi aveva chiesto di avvisarla prima di arrivare. Oh, sì, è vero. Bene. Penserai tu a lui, vero? Certo che lo farai. Lo hai sempre fatto. Signora, è arrivata. Avanti. La signorina Anderson è appena arrivata. Ho sentito dire che St. Thomas è decisamente adorabile in questo periodo dell'anno. Prima le cose importanti, d'accordo? Va bene. Dì al signor Colby che stiamo facendo il possibile per sistemare subito le proprietà di suo padre. Non so per quanto lo terrò al guinzaglio prima che ci quereli. Perché non provi a sostituire il guinzaglio con un cappio? Prendo seriamente le minacce. Ecco a lei. Grazie mille. Stammi bene. Grazie. Salve, Kelly. La trovo benissimo. Grazie, signorina Sally. È un piacere incontrarla di nuovo. Grazie. E questo è per l'ufficio. Allora, mi dica, è riuscita a trovare l'uomo giusto? Lo sto cercando, ma ancora niente. Oh! Oh, grazie. Sono venuta in bicicletta stamattina e... Ah, davvero? Signorina Sally, è sempre un piacere vederla. Sì. Il signor Hamilton la sta aspettando. La ringrazio. Beh, a dopo. A dopo. So che lo preferisce senza latte, me lo ricordavo. Fantastico. Saprà già che il signor Hamilton è andato in pensione. Signorina Sally, saremmo venuti volentieri noi a casa sua. C'è sempre un buon motivo per visitare Villa Anderson. Beh, non c'è problema. Sapete che mi fa piacere uscire. Posso sapere a cosa dobbiamo l'onore? Ecco, ho paura che non ci sia un modo delicato per dirlo. Sono venuta per sistemare le ultime pratiche. Per Villa Anderson. Mi piacerebbe parlare con mio nipote Joy. Sa che Joy non può prendersi cura di Villa Anderson. Non sia così duro con il ragazzo. Piuttosto temo che non ci sia tempo per discutere. Vede, mi hanno comunicato che mi resta meno di un mese. Oh. Come, scusi? È una notizia davvero terribile. Joy non è assolutamente in grado di occuparsi di Villa Anderson. Ted... Villa Anderson non ha bisogno di Joy, perché Hawthorne, Claudia e Oscar se ne occuperanno ogni giorno, ma è Joy ad aver bisogno di Villa Anderson. Inoltre, è l'unico erede di sangue della nostra famiglia. Noi esaudiremo ogni suo desiderio. Grazie. Il resto sono solo dettagli. È tutto qui dentro. La mia ultima richiesta è che renda tutto legale. Non sarà semplice. Grazie, tanto. Non c'è di che. Grazie. L'accompagno fuori. Oh, non sarà necessario, cara. E quando troverai l'uomo giusto, assicurati che riesca a stare al passo. Ufficio del signor Hamilton. Ci sono quasi. Mi dai un moschettone? Certo. Ehi, Joy, guarda. Sì? A quanto pare abbiamo compagnia. Grazie, Lino. Ehi, Lino. Sì? Calami giù.
Va bene. Chissà, magari c'è qualche divieto per l'arrampicata. Chi è questo tipo? Mai visto. Non lo so, KGB? Scherzi. Certo che scherzo. Non riesco mai a capire quando Smettila, mi prendi in giro. Non è il momento. Signor Anderson? Sì. Sono Ulrich Kiel. Piacere. È desiderato a Villa Anderson. Perché non mi ha chiamato nessuno? Il suo telefono è stato staccato. Il mio telefono è stato staccato? Che sta succedendo? Signor Anderson, devo informarla che sua nonna è morta. Ehi, ragazzi, potete riportare la Jeep alla baita, per favore? Grazie. E lei sarebbe? Vede, sua nonna e io siamo... eravamo... molto intimi. La accompagno alla villa. D'accordo. Andiamo. Ciao, Lina. Kelly, sono qui. Sto arrivando. È bello averti a casa. Ci serve il tuo aiuto. È bello essere qui. Qual è questo incarico così importante? Vedrai. Arrivo! Ti prendo! I miei bambini stanno facendo ancora confusione? Eccoci arrivati! Allora, pronto? Ti sei divertita? Oh, ciao, Ted. Tesoro. Sì, è qui, te lo passo. Un altro giro? Ciao, Ted. Sì. No, ho ricevuto il tuo messaggio proprio ora. Certo. D'accordo. Arrivo. Va bene. Ciao. Devi proprio andare. Popcorn. Mi dispiace. Scusa, farò presto. Sarà meglio. Te lo prometto. Credimi, e mangeremo tutti i popcorn. Va bene. Ok? Tutti quelli che vuoi, te lo prometto. Ti amo. Ti amo anch'io. Saluta Papino. Ciao, Papino. Ciao, Papino. Grazie per esserti unito a noi. Figurati. La signorina Sally Anderson è stata il mio primo rinvio a giudizio. Red Stevens le ha dato il mio biglietto da visita e le ha detto di fidarsi soltanto di me. La riconosci? Sei tu? Già, lì ero al college. Miss America. No, per piacere. Sono foto bellissime. Ma io che c'entro? La signorina Anderson aveva una residenza molto esclusiva che è diventata rifugio per i capi di Stato e per molte personalità importanti. È stata fatta più beneficenza dietro al tavolo da pranzo di Villa Anderson che in qualsiasi sala riunioni del mondo. Purtroppo lei è morta. Ha lasciato a suo nipote una cospicua eredità in denaro con alcune clausole da rispettare. Mi suona alquanto familiare. Perché ci avete fatto venire qui? Di lei so solo quello che mi avete raccontato voi. Non sapevo neanche che avesse un nipote. Abbiamo, ecco, bisogno del vostro aiuto. Angelica, tu e Kelly vi occuperete del lato legale. Jason, so benissimo che sei molto occupato con la fondazione di famiglia, ma avrei una piccola richiesta. Mi piacerebbe che tu fossi un po' più presente. Sappiamo che voi tre potete farcela. Farò del mio meglio. Signor Stevens, piacere. È un onore lavorare con lei. È lo stesso per me. Chiamami Jason. D'accordo. Jason, vorrei che venissi al funerale. Potrai aiutare Joy ad accettare la sua nuova condizione. Quando leggerai i documenti, capirai. Va bene, certo che ci sarò, Pappy.
non chiamarmi così in pubblico. Mai più, papi. Fuori di qui. Il dottor Brown, scusi, il reparto di chirurgia è da quella parte. Il dottor Brown, sì, è desiderato in ortopedia. Tesoro, non preoccuparti, ci sono io. Sì, certo, lo so, cara. Ecco i risultati delle sue analisi. Michael. Ciao. Sono passata a salutarti. Ho qualcosa per te. Cupcake. Ti ringrazio. Allora, come ti senti? Prendi una sedia a rotelle e portami via da qui. La signorina Sally adorava una poesia intitolata Pietre miliari, che aveva conosciuto grazie al nostro amico Red Stevens. Se devo sognare, fatemi sognare in grande. Fatemi sognare in grande con pensieri sublimi e ideali, che siano degni di me e dei miei migliori sforzi. Caro. Serve aiuto, signora? Certo, sì, sì. Ho una ruota a terra. Già, lo vedo. Sa, non ho idea di dove sia il creek. Io non ho mai cambiato una ruota in vita mia. Beh, nemmeno io, ma non si preoccupi. Ah, ora lo cerco. Va bene. Dove si trova il creek in una... Bene. Mi dai il suo telefono? Sì, certo, il mio telefono. Eccolo qui. Ok, bene. Era chiedere troppo. Dov'è diretta? A un funerale. Pensavo fosse andato a prendere il ragazzo. Ha detto che sarebbe venuto in moto. Ah, ma che... La signorina Sally Anderson ha vissuto una vita incredibile. Avrebbe voluto che celebrassimo la sua memoria. Ma più di tutto avrebbe voluto che onorassimo la sua eredità affrontando il futuro con lo stesso rispetto, amore, lavoro duro e saggezza. Mi scusi. Che sono signora. I principi cardine di molti dei successi di Villa Anderson. Grazie. Sono molto entusiasta. Sì, ne hanno parlato. Riuscire al mio nuovo disco. Speriamo vada bene. Grazie. Dovrebbe essere un gran successo. Davvero. Lei deve essere Hamilton. Sono il signor Hamilton, e tu? Bene, signor Hamilton. Io sono Joy. So chi sei. Ho saputo che mia nonna ha affidato l'esecuzione del testamento al suo studio. È tutto tuo. Ah, simpatico. Tratteremo tutti gli affari legali riguardanti la tenuta di sua nonna. Mi dica solo cosa devo fare. Ci vediamo tra due ore. Oscar ti farà vedere la tua camera. Lo so dov'è la mia camera. Cosa sta succedendo? Ci vediamo tra due ore.
Prima di andare nella mia stanza, dobbiamo occuparci di una persona. Grazie. Tesoro, va tutto bene? Sì. Brava. Sua nonna era così amata. Sì, lo so. Devo sedermi qui? Allora, ditemi cosa devo firmare, così me ne vado. Sfortunatamente, signor Anderson, non è così semplice. Angelica la metterà al corrente di tutti gli aspetti legali. Invece, Jason Stevens si occuperà di tutto il resto. Joy, io sono Alexia, la moglie di Jason. Mi dispiace molto per tua nonna. Grazie. Ciao. Ciao. Ci vediamo a casa. Va bene. Ciao, piccola. A più tardi, ok? Sono veramente dispiaciuta per sua nonna. Un attimo, signora Hastings. Sono l'unica persona presente a questo incontro come erede della tenuta, giusto? E quindi? È stato inserito qualcun altro nel testamento. Per questo siete così misteriosi. Ci sono più di 300 pagine dettagliate lì dentro. Come partner dello studio legale di mio nonno, sono stata incaricata dell'esecuzione di quel documento vincolante, signor Anderson. Ho capito. Allora come funziona? Siete qui per guadagnarvi una fetta di torta? Signor Anderson... Solo Joy, per favore. Tu come ti chiami? Kelly. Ah, ma può chiamarmi signorina James. Veramente lei non ha ereditato... niente. Beh, fantastico. Allora, in questo caso è meglio che me ne vada. Scusatemi, ma ho dei viaggi da organizzare. Anderson ha scoperto che la sua carta di credito è stata annullata. Sì, almeno non era un appuntamento. Buona fortuna. Buona fortuna. Avanti. Canzone! Mi piace molto questo gruppo! Ok. Il mio telefono è morto e le mie carte sono state annullate. Il suo fido si è esaurito con la morte di sua nonna. Tu che c'entri in questa storia? La signorina Sally e mio nonno erano molto legati. Sono qui per dare una mano. Per cosa esattamente? Riceverà la sua eredità se, soltanto se, adempirà tutte le disposizioni di questo contratto. Durante un periodo di residenza pari a un anno qui a Villa Anderson, sotto la supervisione del signor Stevens. Qui? Per un anno? Vede, la signorina Sally sperava che lei accettasse in eredità Villa Anderson. Giusto. 3 settimane fa avevo 5 milioni di dollari. Che fine hanno fatto? I suoi 5 milioni sono stati girati al fondo fiduciario di Villa Anderson, rappresentato rispettivamente da me e il signor Stevens, per l'esattezza. L'ha fatto per costringermi a tornare qui. Nessuno la costringe, può sempre decidere di andarsene. E se lo facessi? Beh, in quel caso... La signorina Sally ha dato disposizioni per assicurarsi che il suo lavoro venga portato avanti. E se alla fine dell'anno non volessi comunque avere nulla a che fare con tutto questo? Sappi allora che l'attivo di Villa Anderson verrà girato a un fondo beneficiario. E io non avrò niente. Lei riceverà un indennizzo di 5 milioni di dollari. Che se non sbaglio erano già miei. Se vuole i suoi soldi, firmi e basta. E la mia libertà.
Ah. Avete una penna? Ascolti, so cosa sta passando. No, tu ascolta. Tu non mi conosci. Ho firmato quel contratto per comprare la mia libertà. E tra un anno sarò fuori di qui, è chiaro? La colazione è alle 7. E chi se ne frega? Un po' mi dispiace per lui. No, è solo un ragazzo che ha approfittato di un fondo fiduciario. A proposito di questo, vado a controllare i progressi della tenuta dei Colby. Bene, tienimi aggiornata. Allora, diciamo che tra un anno io decida di vendere Villa Anderson. Che succede? Ho il diritto di prelazione a un prezzo prefissato. Tu chi sei? Perché sei qui? Tu quanto vuoi? Gus Caldwell. E te lo dico subito. $1. Altre domande? Per ora no. Allora, signor Stevens, che cosa abbiamo in agenda? Il giardino della memoria. E che cosa sarebbe? Il giardino della memoria che costruiremo in onore di tua nonna. D'accordo. Potrebbe essere interessante. Sai cosa mi ricorda tutto questo? Ah, per favore, no. Il vialetto lungo la salita termina più o meno qui. Quest'area sarà circondata da una recinzione di ferro battuto. Ci saranno anche un po' di panchine. Avete un progetto o state facendo tutto a caso? Il progetto è nel furgone. E ti dispiace? No, fa pure. Stiamo sprecando tempo. Non è fatto bene. Perché no? Questo progetto l'ha disegnato il miglior architetto paesaggistico del Texas. Il vostro architetto ha fatto un sopralluogo? Lascia stare. Che cosa significa lascia stare? Aspetta un attimo. Non andartene via così. Torna qui e spiegaci. Ci parlo io, tranquillo. Qual è il problema, Joy? In generale o nello specifico? Non lo so, dimmelo tu. Va bene, allora, c'è qualcosa che ancora non mi avete detto. Ho firmato il contratto, vivrò qui per un anno intero. Ma c'è dell'altro, giusto? Ascolta, facciamo un patto. Tu mi dici che cosa non va nel progetto e se hai qualche domanda io ti risponderò. Ci sto. Sta iniziando a fare caldo qui fuori. Sarà meglio che gli porti qualcosa da bere. Posso pensarci io? Mm-hmm. Che c'è? Sto solo facendo il mio dovere. Dammi un minuto, preparo un vassoio per voi. Ti do una mano. Guarda qui. Cosa esattamente? Un giardino terrazzato all'inglese con la lapide qui. Tu hai rettangoli qui e qui e triangoli qui e qui e la giusta tensione angolare ovunque. E cosa c'è di sbagliato? Se cadessero più di 70 mm di pioggia, non ci sarebbe nessun modo per farla defluire. Basta mettere un tubo di drenaggio. E cos'è che non va nei rettangoli? La lapide è un rettangolo. Non è un semplice rettangolo. E che cos'è? È una sezione aurea. Scala 1 a 1,618. Fisica di base. Hai mai visto l'ultima cena di Da Vinci? È di circa 4 metri e mezzo per 9 metri. Un rapporto di 1 a 1,618. Lo stesso rapporto della lapide. Sally ha basato il suo progetto su un dipinto? No, l'ha ideato sulla base di una legge matematica universale. Vieni, guarda.
Scusami. Cosa dovrei vedere? Vieni, avvicinati. Oh, lo vedo. La bolla sale verso quel lato. Guardate ora. Per come è fatta, l'acqua scorre tutta intorno alla tomba. L'ha progettata lei così. Ma se dovesse piovere con più intensità, il giardino finirà dritto in quel laghetto. Allora, che cosa suggerisci? Pensavo a uno stile giapponese basato sulla sezione aurea. Vieni. Sta fermo qui. Tieni questo. Grazie. Quattro metri e sessanta. Quattro metri e sessanta. Chiedo scusa. Grazie. Quattro e sessanta. E quattro e sessanta. Pensate sia un caso? Dove l'hai imparato? Conosci internet? Credi possa funzionare? Abbiamo un accordo. Ti ho appena spiegato perché questo nuovo progetto è migliore. Beh, per me ha senso. Ora, se volete scusarmi, signor Stevens, signor Anderson, signorina James. Ora però voglio sapere cosa sta succedendo. Posso offrirti il pranzo? Sì, andiamo. Tuo marito come sta? Ah, va molto meglio, quindi grazie. Tutto grazie a Isa. Certo. Signori, volete ordinare? Due di qualsiasi cosa. Due hamburger, niente cipolle. Niente cipolle? E due birre ghiacciate. Ok. Cosa mi avete nascosto? Il testamento descrive una serie di tappe che devi affrontare. Tappe? Sì. Grazie. Ascolta, Joy, quando mio nonno è morto ha lasciato una serie di messaggi per me. Li ha definiti doni che porteranno al dono definitivo. Ho ancora un numero di fasi da seguire prima di ricevere la mia eredità. Voleva assicurarsi che chiunque ereditasse la fondazione ne capisse il vero valore. E ha scelto te. Mi ha dato una possibilità. Vedi, la fondazione Stevens è nata per volontà di Red Stevens. E tu ne sei a capo. Quindi tuo nonno ti ha lasciato queste tappe? Non tappe, doni. Certo, è ovvio, doni. Kim, mi presti la penna? Ecco qua. Grazie. Elencali. Beh, il primo è il dono del lavoro. In breve, per favore. Lavoro, soldi, amici, imparare, problemi, famiglia, ridere, sognare, donare, essere grati, vivere e amare. Sembrano un po' lealtà, coraggio, riverenza, affidabilità, amicizia, onestà, cortesia, gentilezza, aiuto, allegria e onore. Sei uno scout. Devo completare il programma delle varie tappe alla lettera. Stiamo tutti cercando di esaudire il volere di tua nonna. È importante proteggere il patrimonio di Villa Anderson. Patrimonio? Cosa significa per te? Io sono solo un ragazzo e loro sono tutti morti. Sarei felice di lasciar morire il patrimonio di Villa Anderson insieme a loro. Qualcosa non va nei vostri hamburger? No, no. Ma ti dispiacerebbe metterli in una scatola? No, certo. Grazie. Direi che abbiamo iniziato col piede sbagliato. Voglio l'originale del testamento. Ce l'hai già. No, io sto parlando del diario. Quale diario? Mia nonna non usava il computer. E dubito seriamente che abbia dettato 300 pagine di cose legali. Ci sarà un diario e io lo voglio. Va bene.
Salve. Il signor Anderson richiede la copia originale del testamento di sua nonna. Lui crede che ci sia un diario scritto a mano. Ah, davvero? Bene, passiamo a prenderlo. Grazie. Andiamo. Grandioso. Chiedo scusa, avete fame? Sì, grazie. Sì. Oh, grazie. Buon appetito. A proposito, tu quanto hai ereditato? 100 milioni di dollari. Cosa ci hai fatto? Li ho devoluti. Tutti quanti? Tutti quanti. Allora grazie per il pranzo. Perché non me ne hai parlato prima che firmassi il contratto? Contiene una clausola che dice che qualsiasi erede che contesti il suo volere sarà diseredato. Perché non me lo hai detto? Non ero obbligata a farlo. Cosa ti preoccupa? Quello che non riesco a capire è il legame che c'era tra mia nonna e Red Stevens. Ci deve essere stato qualcosa tra loro due per essere così uniti. Non credi? Per quale altro motivo lei mi avrebbe imposto le stesse regole che tuo nonno ha imposto a te? Magari c'era del tenero. Cosa vuoi insinuare? Dovevano essere molto, molto intimi. E probabilmente lo erano in segreto. Vuoi proseguire a piedi? Stai parlando di due persone che erano un dono del cielo! Hanno fatto più di quello che tu farai mai! Ehi, rilassati. Va tutto bene. Tu hai la tua idea mentre io cerco di farmi la mia. Hai detto che capivi cosa stavo passando. Non me lo sono inventato. Lo senti? Proprio qui. Io lo sento. Il cuore a mille. Le tempie che pulsano. Il sangue che scorre nelle vene come se stessi per esplodere. Lo senti? Hai finito? Prova a immaginare di vivere così ogni giorno. Mentre tutti quelli che dovrebbero amarti non fanno altro che voltarti le spalle. E avrai solamente una vaga idea di quello che passo io. Quindi non mi fido di te. Né di nessun altro. Sai, stavo pensando, se completo le 12 tappe prima della fine dell'anno, posso andarmene? Cerca di viverla un giorno alla volta. Ah, tieni. È per il giardino della memoria. Però, non farti venire strane idee. Sono pieno di idee strane, signor Stevens.
Mi scusi? Mi scusi, queste le avevo già prenotate, vede l'etichetta rossa, ecco. Kelly! Io non immaginavo avessi il pollice verde. Oh, ma la cosa non ti dispiace? Ah-ah. Quindi volevi comprare queste? Perché le volevi tu? Le piante. E cos'altro? Io non ti piaccio, vero Kelly? O dovrei dire signorina James? Le interessa, signor Anderson? Le compri oppure no? Vogliamo continuare a comunicare solo a domande oppure... Tu sei diversa dagli altri. Oh, non sono la sola, signor Giramondo. Oh, questa era bella. Che ne dici se tu prendi quella e io prendo l'altra? Ho capito, tu vuoi quella grande. Sì? Va bene per te? Non c'è problema, preferisco quelle piccole e irritanti. Va bene, nonna. Spero ne valga la pena. Ah, ok. Ehi, amico. Bravo. Sì, bravo. Secondo te cosa hai intenzione di fare? Non lo so. Mi piacerebbe restare qui a guardare. Ma devo tornare al lavoro. Tranquillo, lo tengo d'occhio io. Signore? Ciao, che succede? Sai, mio marito è sparito e quindi sono venuta a cercarlo. Spero tu l'abbia trovato. Ci sono quasi. Qualcosa non va? Che cosa sai sui precedenti legali? So che legalmente sono tua moglie e che abbiamo bisogno di prenderci il pomeriggio per divertirci con Chloe. Non tentarmi. Oh, andiamo, sono seria. Ti serve una pausa. E serve anche a me. Hai ragione. È che sono indietro col lavoro e devo tornare a Villa Anderson. Non pensi che tutta questa situazione con Joey ti stia stressando un po' troppo? Andrà tutto bene. Te lo prometto. D'accordo. Dopo faremo qualcosa con Chloe. Ok. Ti amo. Anch'io ti amo. Ecco qua. Un momento, c'è un acero giapponese in più. No. Ah, questi sono quelli che ha ordinato lei, mentre quello è un regalo. Un regalo, eh? Mm-hmm. Beh, è molto carino. Grazie. Stretch out your arms, it's time to lay down your arms and help each other, all our sisters and brothers. And when will we give up the fight? It never was the fight to hurt each other, all our sisters and brothers. When you don't have the words to explain the hurt, you can lean on me. When the bullets are flying, lean on me. When we're fighting for surviving, lean on me. When you don't have a home, you can lean on me. Il modo in cui si impegna nelle cose mi ricorda la signorina Sally. Le disposizioni vanno seguite alla lettera. Spero lo faccia anche in camera da letto. Oh, hai ragione. Va bene, procediamo. All the sisters and brothers, when you don't have the words. Hey! Oscar! Sì! Hey!
Oscar! Prendi il pappagallo! Ci sono! Muoviti! A sinistra! Oh. Ehi! Ho tutto il fango negli occhi! Arriva! Dammi la mano! Grazie! Perfetto! Ecco il pappagallo! Grazie, Oscar! For my sisters, here's my shoulder. You can't lean on me. Non mangia questo ragazzo. Mangia di continuo. Di solito da solo gli porto i pasti in camera. Poverino, non sa cucinare. Sa solo come si usa il frullatore. È stato lui a inventare questa bevanda energetica verde. Io la trovo molto buona. Sì, non male. Cosa c'è dentro? Cavolo, spinaci, foglie di dente di leone, una banana, zenzero, mirtilli, fragole, una mela. Un po' di cannella. Esatto, anche un po' di cannella. Gli dà un certo je ne sais quoi. Stavo per dirlo io, se solo sapessi che vuol dire. Assaggiamolo allora. Je ne sais quoi. Spero ti piaccia, nonna. Le piacerà, amico? Sì. Sì, le piacerà. Tutto chiaro. Aspetta, posso dare un'occhiata? Sì, certo. Visto? Te l'ho detto che non era vegano. Come sa se qualcuno è vegano? Perché te lo dice. Più e più volte. Bene, 20 possono andare. Oscar? Non hai una vita? Ho una moglie, una figlia che amo molto e una fondazione multimilionaria che mi permette di svolgere un lavoro soddisfacente. Ti manca la libertà? Mi mancano le cose che non ho più tempo di fare. Tipo? Gli appuntamenti con mia moglie. Adesso, per esempio, mi piacerebbe essere con lei. Beh, non sei obbligato a stare qui. Non possono licenziarti, giusto? Sì, questo è vero. E il resto della tua famiglia? Dov'è tuo padre? Quando ero piccolo è morto in un incidente aereo. Anche tu sei cresciuto da solo? Sì. E mio nonno non sembrava molto colpito. Già, capisco. Ecco, prendi. A me non serve. Come hai fatto a... Baratto. Tutti meritano di passare un fine settimana in famiglia. Ne hai parlato con qualcuno? No. Ti crea problemi? No, ma... Andrà tutto bene. Quindi, quali sono le misure dal memoriale fino alla recinzione che tu hai costruito? Come fai a saperlo? Poso questo vassoio e te lo dico. Li ho guardati tutti. Dove li hai presi? Non c'è niente di Villa Anderson che io non sappia. Eccetto il motivo per cui mia nonna mi ha trascinato qui. Allora... ho fatto delle ricerche. Deve aver avuto le sue ragioni. Quanti anni avevi quando è morto tuo padre? Non abbastanza. Avevate un bel rapporto. Mi voleva bene. Noi ci siamo trasferiti qui quando mia madre si è ammalata.
E quando è morta, è cambiato tutto. Lui ha iniziato a bere. Non ha retto. Non ha retto cosa? Non è riuscito a sopportare che tutti i soldi del mondo non avessero salvato mia madre. Così si è sparato in testa. Mi dispiace. Io non farò la sua stessa fine. Il dono dei soldi è vicino, giusto? Finalmente. Buonanotte, Joy. Alla prossima settimana. Sai una cosa? Non devi dirla a nessuno, però. Certo, di. Questo progetto mi piace molto più di quanto mi piace il mio. Trasmette una sorta di energia positiva. Sì, è vero. È così. All'alba me ne vado. Lo so, Gus. Grazie. Figurati. Pronto? Ti ho messo in viva voce, anche Kelly è qui. Allora, com'è andata? Sapevi che il padre di Joy si è sparato? Mi senti? Sì. Sì, mi senti o sì, lo sapevi? Sì, lo sapevo. Abbiamo pensato che sarebbe stato meglio se Joy si fidasse di te abbastanza da dirtelo lui stesso. E così è stato. Bene, penso che Joy sia più che soddisfatto del dono del lavoro. È un giusto tributo alla memoria della signorina Sally? Si tratta di un giardino in stile giapponese. E quanto è costato? Niente. Niente? Ho offerto un fine settimana gratis alle persone che ci hanno fornito manodopera e materiali. Ma io qualche giorno fa l'ho visto al vivaio. L'hai visto pagare? No, ma io ho comprato una pianta. Sono sicuro che abbia apprezzato la tua donazione. Interessante. Vedremo come gestirà il dono dei soldi. Buonanotte. Questa storia di Joy ti sta coinvolgendo molto, vero? Già. Vorrei che Chloe venisse con me, se sei d'accordo. Ma certo. Le farà bene passare del tempo con suo padre. A volte mi sembra l'unica persona ragionevole. Già, a volte... Ragazzo, hai fatto un bel lavoro con quel memoriale. Tua nonna sarebbe orgogliosa. Significa che ho superato la prova del dono del lavoro. Ascolta, mi sbagliavo su di te. Non sei un ragazzino viziato come lo era Jason quando si è presentato nella mia fattoria. Sei testardo come un mulo, questo sì, ma sei in gamba. Il tuo unico problema è che non vuoi affrontare i tuoi demoni. Beh, non è affatto semplice. Scusa, sai che ti dico? Non sarai mai in grado di andartene da qui se non troverai il coraggio di affrontarli, questi demoni.
Bene. Il mio lavoro qui è finito. Ci vediamo. Stammi bene, ragazzo. Ehi, ma ciao. Tu sei Chloe? Sì. Io sono Joy. Ehi, ho fatto la rima. Se sopporterai per un po' tutti questi vecchietti, ti prometto che poi andremo a divertirci. Sembra fantastico, no? Già. Ehi. Il giardino della memoria è straordinario. Grazie, grazie. Signorina James, ha dormito bene? Direi di sì. Grazie, signor Anderson. Beh, svegliarsi credo sia più importante di dormire. Sono entrambi importanti. Signor Anderson, siamo giunti alla conclusione che lei abbia soddisfatto la prima richiesta. Quindi andiamo avanti, d'accordo? Oscar, va a chiamare i nostri due ospiti. Ti trovo bene. Anche meglio dell'ultima volta che ci siamo visti. Prego. Grazie. Salve a tutti. Servi qualcosa da bere, signori Claudia? Io sono Steve. Piacere. Lui è il mio amico Max. Tanto piacere. Joy, i signori sono qui su mia richiesta. Il signor Forbes ha molte conoscenze in materia di soldi, che è quello di cui parleremo oggi. Tutto quello che ti chiediamo è di ascoltarli. Quindi, ragazzi, noi ci vediamo più tardi. Andiamo, tesoro. Ehi, sai che la biblioteca è piena di miei vecchi libri? Che succede quando dai un biscotto a un topo? In biblioteca, papà! Va bene, andiamo. Sei pronta? Oh. Che succede quando dai un biscotto a un topo? Scusate, prego, continuate. Dopo il mio primo singolo ho girato il mondo intero. Per non farmi venire a un esaurimento, il mio manager mi fece passare una settimana qui. Così ho conosciuto Steve. Ci siamo seduti a questo tavolo. E la signorina Sally era proprio lì. Lei pensava che tu non dessi il giusto valore al denaro. Beh, vivere distanti ha un prezzo. Io la vedo così. Con i soldi non puoi comprarti la libertà. Stai dicendo che io non ho un concetto o un'idea di come funzioni l'economia? Io sono qui per rispetto nei confronti di tua nonna. Pensavo volessi convincermi della tua visione del mondo. Oh, beh, è ovvio che tu sei l'unica persona al mondo che può convincere Joy Anderson di qualcosa. Ah, vedo che Steve mi conosce. Vorrei che arrivaste al punto. Il punto è che vorrei tenere un concerto qui, nel tuo maneggio. I ricavi dell'evento saranno devoluti all'Associazione dei Veterani. Nel maneggio? È un posto fantastico, perfetto per una show. Vogliamo che sia tu a organizzare l'evento, raccogliere i fondi e decidere come presentare il progetto ai soldati. Ma io non ho mai fatto niente di simile e non saprei neanche da dove iniziare. Vuoi un consiglio? Pensa alle persone per cui lo stai facendo. E fa un passo alla volta, d'accordo? Voglio vedere il posto. Andiamo, Joy. Facciamo un giro. Aspetta, vorresti andarci proprio adesso? Devo vedere dove mettere il palco, la grandezza della platea. È un problema? No, no. Sì, va bene, va bene. Andiamo. Oggi si occuperà di tutto la signorina James. Però... Dai, vieni, Joy! Sì. Wow! È magnifico. C'è solo bisogno di più luce. Voglio calcolare le misure del palco, che penso debba essere messo qui. Non credi? Sì. Avanti, andiamo, Chloe. Che ne dici di aiutare Max? Ti va? Coraggio. Sali sui miei piedi. Uno, due, tre, quattro... No, è più forte. Cinque, sei... 7, 8, 9. Ah! Joy, questo cos'è? Ehi, Chloe, vuoi vedere il mio nascondiglio segreto preferito di tutta la villa? Sì. Sì? Vuoi invitare anche lei? Allora, che ne dici di unirti a noi? Prendi la sua mano. Questo spiega tutto. Cosa? La riluttanza di Joy. Quel foro di proiettile.
esattamente da lì che nascono tutti i suoi problemi. Vieni, coraggio! Eccoci. È questo qui. Questo è in assoluto il mio posto segreto preferito dell'intera casa. Vedi le mie iniziali? Proprio qui? J.A. Che vuol dire? Joy Anderson. Sì, giusto, Joy Anderson. Vuoi mettere anche tu le tue iniziali? Va bene. Tu intanto vai in esplorazione mentre io le incido. Bene. Allora. Vediamo un po'. Joy, che cos'è questo? Arrivo. Che cos'è? Credo che stia arrivando qualcuno. Oh. Usciamo. Questo sarà il nostro segreto. Corri, 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 forza. Rimettila a posto. Chloe, che cosa stai facendo? Vieni qui. Vieni qui, tesoro. Oh, la mia bambina. Vai in cucina a vedere cosa ha preparato Claudia. Vai. E non mangiare troppi biscotti, d'accordo? L'hai visto, vero? Joy, io... Vado un attimo... No, rimani. Devi sentire anche tu. Mio padre si è ucciso lasciando un foro di proiettile nel maneggio. Bella eredità, eh? E voi vorreste coinvolgermi in un concerto di beneficenza lì? Cos'è, il dono dell'ironia? So cosa significa perdere qualcuno che ami. La figlia di Alexia, Emily, è morta. Mi manca. Ogni giorno. Quel foro fa parte della tua vita. Tu sei il risultato di tua nonna Sally, di tuo padre e di tutti gli Anderson. Solo tu puoi decidere che cosa fare. Si è fatto tardi, devo portare Chloe a casa. Chiamami se hai bisogno di qualcosa. Joy, mi dispiace tanto. Come posso aiutarti? Non puoi. Cosa potresti fare? La paziente tiene la testa alta in questo cosa modo. Cosa ci fa lei qui? Riesce a deglutire. È stata una sua idea. Dove stiamo andando? Lo scoprirai. Sì, la cardiologia è da quella parte. Primo piano. Quando faccio questo movimento continua a farmi male il polso. Sì, vedi. Anche a me è successo. Esatto. Piano, piano, piano. E poi così. Così, esatto. Ciao. Piano, piano, ciao. Sì, funziona. Michael, lui è Joy. Sta organizzando un concerto in onore dei veterani. E Joy, lui è Michael. È uno dei beneficiari dell'associazione. È un vero piacere. Piacere mio. Sono certa che riconoscerai questo ragazzo. Ehi, come va? Te la passi, amico? È bello, vale lo stesso per me. Sai, ha suonato per il mio platone ed era così ispirato che ha scritto una canzone per noi in pochi minuti. Già, mi hai fatto superare brutti momenti. Allora, come stai? Beh, faccio del mio meglio. Sto cercando di riacquistare forza sulle braccia e aspetto... Aspetto di guarire come tutti gli altri. Per questo faremo il concerto. Raccogliere soldi. Per non farvi mancare niente. Sai, vorrei solo ballare di nuovo con mia moglie. Ehi, Michael. Sì. Posso vedere le mani? Solo un secondo. Joy è uno scalatore e ha la testa molto dura. Non ti sto prendendo in giro. Hai detto che stai lavorando sulle braccia. Voglio solo farti un piccolo test isometrico, d'accordo? D'accordo. Metti la mano in questo modo. Così? Sì, così. Ora opponi resistenze. Molto bene. Spingi.
Lo stesso con l'altra mano. Stringi, resisti. Mm-hmm. Di nuovo. Qualsiasi cosa tu stia facendo funziona. È un ragazzo un po' strano, non è vero? Ehi, ti dispiace se provo un'altra cosa? Solo un attimo. Sì. Vieni. Ho tutto il tempo. La forza nelle braccia mi sembra buona, ma ti vuoi liberare di questa sedia, giusto? Giusto. Blocchiamo questo affare e poi usiamo questo. Lo scopo è arrivare con i gomiti fino alle costole. Va bene, ma che succede se mi sbilancio e finisco per terra? Lo scoprirai. Cominciamo un po' alla volta. Per ora aggrappati, cerca di sollevarti e rimettiti seduto. Ti tengo. Sì, bene così. Oh, ecco fatto. Sei stato bravissimo. Sì, è stato molto bello muoversi di nuovo, lo sai? Sì, immagino. Bel lavoro. Grazie mille. Ballerai di nuovo con tua moglie. È stato fenomenale. Riavvisare i familiari che l'orario delle visite è sai, terminato. Forse ci sbagliavamo su questo ragazzo. Sì, è stata una sorpresa. Forse non è l'idiota che Pappi credeva. Ma lo capiremo presto. Già. Quanto costa una gamba artificiale? Partono da circa $10,000. E per il top di gamma? Beh, i modelli computerizzati vanno da 50 a $70,000 al pezzo. Trusting you, trusting that I'm here for a reason. Another opportunity comes and goes, and I'm not sure which way to turn. No, think of you, think of all you've done. We are young, but years will come and they will go. And when the rest is gone, then I will know. Oh, that when the sun don't shine on me, help me by her leave. And when my eyes don't fully see, help me by her leave. Help me by her leave. You are there, you are always there. Can't see, but when you pull back the curtains of my life, and then the light begins to shine, I know that when the sun don't shine on me, help me by her leave. And when my eyes don't fully see, help me by. Help me by her leave. Help me by her leave. Help me by her leave. Voi che ci fate qui? Ci hai invitati tu. Questo posto è davvero incredibile. Perché non ce ne hai parlato? Che si festeggia? È un concerto di Maximilian Swain in favore dei nostri veterani. Non ci credo, lo conosci davvero? Beh, sì. Ehi, Joey, ce lo puoi presentare? Vedrò che posso fare. Ora devo tornare al lavoro, va bene? Fantastico, ci vediamo dopo. Sì. Grazie. Di niente. Grazie, Joey. Ci vediamo dopo. Bravissimo! Grazie a tutti. Grazie di essere qui. Voglio rubarvi un momento per onorare la memoria della signorina Sally Anderson per tutto il fantastico lavoro che ha svolto per decenni qui a Villa Anderson. Voglio anche rendere onore a tutti voi. Quanti veterani ci sono? Alzate le mani. Voglio ringraziarvi per il servizio che avete reso al nostro paese. Facciamo un applauso. Noi dobbiamo essere grati agli uomini e alle donne coraggiosi che hanno rischiato ogni cosa per darci la libertà. What
is courage? What is honor? Are these words or just ideals long forgotten? What is duty? What is glory? Are they just written down in some old story? When we hear a word like freedom, do we know what it really means? Or do we take it all for granted, living like kings and queens? We are blessed to live in freedom, blessed to live in peace, blessed with food and shelter, già. Lui sì che sa cantare. Ciao Joy. Ciao. Quando ce lo presenti? Hai intenzione di presentarci o... Sì, Kelly, signorina James, loro sono i miei amici. Piacere, Kelly. Piacere. È il mio avvocato. Uno dei tanti. Bravo! E lui è il mio cliente. Uno dei tanti. Mi piacerebbe avere i guai legali con te come avvocato. Spiritoso. Ci vediamo dopo. Signor Anderson. È carina. Sta zitto. Allora, com'è andata? È andata bene. Sei stato bravo. Hai suscitato speranza. E raccolto più soldi del previsto. Michael camminerà di nuovo. Ma vorrei aiutare anche gli altri. Devi scegliere tu cosa fare con i soldi. È dura credere a dove sono arrivato. C'erano volte in cui avrei voluto dar fuoco a questo posto. Ma stasera è stato bello. È stato davvero bello. Non lascerò più che lui mi controlli dalla tomba. Joy, forse non vorrai sentirlo, ma devi perdonare tuo padre. Perché? Perché ha preferito la morte che restare con me? Mi dici che razza di padre lo farebbe? Non farò finta di capire cosa stai passando, ma non perdonandolo, scegli di continuare a stare male. Ti faccio una proposta. Prendi in considerazione di perdonarlo e io ti aiuterò con il resto dei doni. Hai dimostrato che puoi gestire l'eredità di Villa Anderson. Ma vuoi la libertà? Il perdono è l'unica vera libertà. Joy, pensaci bene. D'accordo? Sì, ci penserò. C'è un'ultima cosa che devi fare per me. Dimmi. Prenditi lunedì libero. Passalo insieme ad Alexia e Chloe. Fai il papà. Lo farò. Andiamo. Il suo drink, signore. Whisky? Sì. Tutto bene, signore? Sì, grazie. Vieni. No. Un altro giro per tutti. Non ce la faccio. Sì che ce la fai. Non ci riesco. Su, bevi. Ragazzi, non fatemi bere. No. Non tieni il conto quando non bevi. Non ho ancora visto le vostre donazioni, però. Oh, e va bene.
Fuori i soldi. Serviti pure. Perfetto. Ecco qui, Joey. 400 a testa. Grazie. Lo apprezzo molto. Puoi contare sempre su di noi. Scusami. Sono per una giusta causa. Sì, lo sappiamo. Ehi, me la tieni un attimo? Sì. Ho tutto, sì. La verità? Va bene, eccola. Lui è arrogante, idiota, egocentrico, come tutti i suoi amici. Non vedo l'ora che tutta questa storia finisca. Sì, beh, per quanto mi riguarda, se Foster Colby ha intenzione di farci causa, lo affonderemo. Passa una sì, bella serata. È stata una non fare troppo tempo. Grazie, amico mio. Guarda. Ottimo lavoro. Davvero? Buona serata, ragazzi. Grazie, sì, anche a te. Ci siamo divertiti un mondo. Va bene. Ok. Brindiamo la nostra, amici miei. E se per caso litighiamo, non fa niente. Ci ubriachiamo. Salute. Salute. Credo sia giunta l'ora di andare, vero? A sì. Quanto pare sì. Allora ci vediamo domani a Villa Anderson. No, non possiamo. Abbiamo il volo stanotte. Ma puoi farci compagnia? Sì. Io, questo concerto mi ha stancato abbastanza. Ci vediamo al prossimo. Sì. Mi ha fatto piacere che siate venuti. Piacere è stato nostro. Stammi bene. Andiamo. Ehi, bello! Ehi, hai passato una bella serata con i tuoi amici. Devono essere ricchi a giudicare dai soldi che ti hanno dato. Dacceli subito! Non sono soldi miei! Oh. Tienilo fermo! Guarda in tasca! Sei una gattina aggressiva! È bello vederti! Anche per me. Ci penso io. Va tutto bene, sta tranquillo. Che sta succedendo? Fa un bel respiro, ora ci siamo noi. Vuoi tirarti su? In realtà credo di stare meglio qui. Come preferisci. Accompagno in camera. No, sto bene, ce la faccio da qui. Sei sicuro? Sì, sto bene, grazie. Ce la fai da solo? Ho detto che sto bene. Signorina James, scrivilo sul tuo rapporto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Immagino che la serata sia stata un successo. Riformulo. Solo il concerto è stato un successo? Che ne pensi di 350.000? Meraviglioso. Spero che questa cifra includa le donazioni dei tuoi amici, Joey. Sì, ecco. Le include. Oh, grazie a Dio. Sì, va bene, ok. Ammetto che il mio rapporto col denaro era di indifferenza. O distorto, per dirlo con le parole di mia nonna. Sapete, è buffo. I soldi non hanno mai avuto tanto valore per me come ora che intendo donarli. E, signorina James... Vorrei anche scusarmi da parte mia e dei miei amici per essere degli idioti, arroganti ed egocentrici. Di che stai parlando? Ti ho sentito al telefono. Quella telefonata non c'entrava niente con te.
Allora, di chi parlavi? Sembrava proprio che stessi parlando di me. No, parlavo di un'altra persona. Non può dirtelo. Si chiama segreto professionale. Cambiando discorso, vorrei discutere delle ultime tappe del testamento di Sally. Ti ascolto. Sì, anch'io. Zoe ci ha dimostrato che sa lavorare. Ha molti amici e sa ridere dei suoi errori. Continua. Ha superato ogni prova che gli abbiamo sottoposto. Dove vuoi arrivare? Credo che tu ormai sia pronto. E che dovremo saltare tutte le altre tappe. Non possiamo permetterci passi falsi. Ma è anche vero che la signorina Sally non voleva gravare su di noi. Siamo a posto, allora. Non ancora. C'è l'unica condizione non negoziabile. L'anno di residenza. Sei stato qui solo per 4 mesi. Questo ti dà abbastanza tempo per completare le ultime 4 tappe. Imparare, sognare, essere grati e amare. È vero. Non parlavi di me ieri sera. Non ho nessun problema a restare qui 1 anno. Fantastico. Andiamo avanti, ok? Joy, la richiesta di imparare implica non soltanto che tu impari, ma altrettanto importante che insegni. Ho incontrato il signor Anderson nella... Chiamami Joy. D'accordo. Ho incontrato Joy in biblioteca e lui mi ha chiesto un'opinione su qualche libro. E Oscar li ha letti tutti. Mi piace leggere. E quindi il signor Anderson... Joy? Mi ci vorrà un po' per abituarmi. Quindi Joy... Jojo... Jo mama. Sì. È troppo. Allora, Joy mi ha detto di scegliere un libro e la sua ambientazione. Ho scelto Con gli occhi dell'Occidente di Conrad. Ambientato a San Pietroburgo. Sì, e Joy è andato avanti deliziandomi con il racconto del suo viaggio. Descrivendo ogni cosa... Dai ristoranti fatiscenti ai palazzi ornati d'oro. Tutte cose di cui avevo solo letto. Io ho scelto Cuore di Tenebra. E lui mi ha raccontato del suo periodo in Congo. Adoro quei tamburi. Quelle sono le congas. Possiamo eliminare imparare dalla lista. Passiamo alla prossima tappa, i sogni. Ok. È perfetto. Perché il mio sogno... è vedere un uomo... ballare con sua moglie. Un uomo abbracciare sua figlia. E una famiglia pagare l'ipoteca. Questo è troppo per noi. Scusatemi. Il signor Maximilian è stato così gentile da fare una donazione. Sapete, mia nonna per me è stata la mia unica vera famiglia. E nel bene e nel male Villa Anderson fa parte di ciò che sono. E io ho bisogno... No. Io voglio fare parte del suo futuro. Joy, ho un messaggio registrato della signorina Sally. Che non era autorizzata a mostrarti fino al momento giusto. Possiamo andare di là in salotto a vederlo? Se stai guardando questo video, significa che il lavoro di una vita non è andato sprecato. Nei prossimi giorni, il signor Hamilton e il suo staff si prenderanno cura della cessione legale di Villa Anderson a tuo favore. Capirai da solo che Villa Anderson è molto più di un semplice bed and breakfast. È soprattutto un luogo di guarigione, di speranza. Sono certa che tu raccoglierai la sua eredità con successo. E... se vorrai parlare con una vecchia signora che ti vuole bene, beh, ti aspetto. E ora è venuto il momento di salutarvi. Vi ringrazio tantissimo.
con eterno amore. I miei migliori auguri a tutti voi. Grazie a tutti quanti. Vorrei rimanere un po' da solo. E vorrei una copia, per favore. Astuta, nonna. Mio carissimo Joey, cerca di ricordare sempre che tutte le persone lottano in modi che non possiamo immaginare, proprio come hai fatto tu. Nessun bambino dovrebbe assistere alla morte violenta di un genitore. Sii gentile con gli altri e scegli sempre la via del perdono, specialmente se si tratta di tuo padre. E soprattutto... sii gentile con te stesso. Ti voglio bene. Che Dio ti benedica, mio caro. Il tuo cuore è il mio cuore. Nonna Sally. Ti voglio bene, nonna. Mi dispiace di non esserci stato. Ma ora sono qui e ti renderò orgogliosa. La memoria di Villa Anderson vivrà sempre dentro di me. Era cerfuoso e i viviscidi tuoppi ghiarivan foracchiando nel pedano. Stavano tutti i mifri vilosnuoti e scoltiani momi, radi invano. Quindi hai ucciso il cicciarampa finalmente? Sì, l'ho fatto. Ti stringo al petto, mio solare figlio.
Chi altro lo sapeva? Nessuno. Nemmeno Jason o Angelica? Nessuno. E questa sarebbe una cosa separata da... Ha aggiunto il tuo nome quando hai compiuto 18 anni. Sei sicuro? Abbastanza. E non c'è nessun contratto da rispettare per questo? Mm-hmm. Sono libero. Che vuoi fare, soldato? Voglio ballare con mia moglie. Hai un dollaro? Ne ho giusto uno, ragazzo. La mia camera resta la mia camera. E una terza parte guadagna il diritto di opzione. Hawthorne, sto vendendo. Compri tu? Io raramente ho biglietti da un dollaro in tasca, ma... Ah, un momento. Gli spiccioli per il parchimetro. Ecco un dollaro. Grazie. Ah, eccoti qua. Oh. Però la stanza resta Joy. Oh, certo. Continuità e coerenza sono i fondamenti di Villa Anderson. E questi sono per la fondazione Villa Anderson. 25 milioni di dollari. Nessun dipendente di questo posto e nessun veterano pagherà per stare qui. Come desideri. Volevo ringraziarla per il suo supporto ai nostri eroi. No, grazie a lei, signore. Signor Anderson? Signorina James. Pronto? Papi? Finalmente siamo riusciti a sistemare tutto. Ottima notizia! Ah, sembra che la Hamilton e Hamilton... sia in buone mani. La signorina Hastings ti farà vedere l'ufficio. Ah, aspetta un attimo. Ora dormirò sonni tranquilli. L'ho sentita sorseggiare un drink. Spero proprio che non si tratti di una piña colada. Ok. Statemi bene. Era proprio una piña colada. Papino, cos'è questa? Cosa c'è scritto qui? Personale e confidenziale. Che brava. Bravissima. Vediamo che c'è dentro. Beh, la prossima volta paghi tu il pranzo. Allora, siete pronti per andare? Sì, sì, ci andiamo a divertire, non è vero? Ci andiamo? Andiamo? Sarete meglio a prepararvi per divertirvi un mondo. Sei pronta? Vogliamo andare? Sì. Andiamo, coraggio! Molto bene, signorina James. Ah, grazie. Di nulla. Sei pronta? Ci puoi giurare, signor Anderson? Solo una cosa. Vorrei avere il permesso di chiamarti in un altro modo. Non ti piace, signorina James? No, no, no. Penso sia molto carino, ma... Ma stavo pensando più a qualcosa tipo... signora Anderson. Beh, ma ci sono... parecchie tappe che bisogna superare prima di tutto.
Staff o doni? Entrambi. Ma tranquillo, so che ci sai fare. Va bene, allora. Pronto? Sì. Ti faccio vedere io? Ah, davvero? Ma dai. Prendimi. Isn't it crazy?